Quando avevo 14 anni e andavo al liceo, era il periodo dei film di Sergio Leone, di cui uno in particolare che si chiama Giù la testa, con Rod Steiger e James Coburn, un grandissimo film che vidi una volta e rimasi ovviamente estasiato e frastornato. E così lo volli rivedere, quel film lo davano a Roma e io sistematicamente per un mese di seguito rubavo il motorino di mio padre. La sera uscivo e andavo a vedere questo film, ma tutte le sere, come un appuntamento con una fidanzata o un amante, insomma. E questo forse mi ha aiutato a capire qual era il mio amore per il cinema. E oltretutto quello a immergersi in un mondo fantastico, che era comunque il cinema in sé, quello della messa in scena, dello spettacolo, dei grandi spazi, delle grandi musiche, di questo meraviglioso mélange che c'era di Sergio Leone e Ennio Morricone tutto il tempo, erano... E quello forse mi ha fatto capire la potenza che ha questo mezzo, il mezzo del cinema. È stato per colpa o per merito comunque di qualcun altro che mi ha detto, mi ha sia predetto e poi detto che avrei fatto il regista, anzi me l'ha fatto anche fare. Uno di questi, diciamo, sono i miei così maestri formativi, che sono poi due antipodi, anzi veramente sarebbero tre i miei maestri con cui ho lavorato. E il primo voglio ricordare è il grandissimo Aristide Massaccesi in arte Gio D'Amato, che mi ha fatto capire cosa vuol dire questo lavoro. Ovviamente l'altro mio grande maestro è Dario, perché sono cresciuto nella sua factory, anzi ero il suo allievo e i suoi film hanno anche quelli una parte della vita sconvolta, cresciuto insieme. E poi c'è il grandissimo Terry Gilliam, che è un grandissimo poeta visionario, e da lì poi è stato tutto il routine di lavorare dall'assistente, l'aiuto, l'edizione, ho fatto il macchinista, ho fatto l'assistente al montaggio. Insomma, forse poi, ecco, lavorando sul campo proprio con Aristide, proprio Massaccesi, ho sperimentato dove i film si facevano veramente in 6 o 7 persone e quindi ognuno diventava intercambiabile. Una volta che così in qualche modo rubi con gli occhi anche sul campo tutto il lavoro degli altri e capisci e poi lo metti in pratica, questo è molto importante per un regista. Deliria nasce da una telefonata di Aristide Massaccesi una mattina di pioggia, dove io appunto stavo facendo il mio lavoro di aiuto regista ormai al servizio di vari registi, per cui non avevo ambizioni particolari di fare regista. A me, diciamo, il mio sogno si era già coronato, ero diventato l'aiuto ufficiale di Dario Argento e per me era fatta praticamente, era il mio obiettivo che volevo raggiungere, l'avevo raggiunto. Aristide Massaccesi con questa telefonata mi disse che mi doveva parlare, di venire sul suo set che stava girando vicino Roma e che mi voleva proporre un film da regista. E Luigi Montefiori scrisse un trattamento molto molto geniale, molto funzionale a me, a quello che piaceva, alle reali possibilità economiche di Aristide. E poi Deliria ebbe il suo... diciamo torna conto, nel senso che fu apprezzato molto in Francia, vinse i premi e si cominciò di parlare di questo film, che era abbastanza così, una specie di risultato di questa factory dell'horror italiana che si stava formando, insomma. Ho conosciuto Michele Soavi mentre preparavamo Fenomena. Incontrai questo ragazzo che vedevo che affiancava sempre Argento e era un'epoca in cui quasi avevo ancora difficoltà a distinguere l'aiuto regista dal macchinista o da altri ruoli, insomma era per me, e da subito insomma legammo abbastanza, iniziai con lui quindi un colloquio molto alla pari, perché chiaramente eravamo due ragazzi che iniziavamo, anche se Michele aveva avuto esperienze di vario tipo precedenti come attore, come... Però in realtà era per lui, anche lui erano i primi passi che muoveva
Certo, quindi credo fosse per lui molto importante anche iniziare questa sua carriera d'aiuto per Dario, e per me era altrettanto importante. Quindi ci siamo confidati spesso, ci siamo trovati spesso a fare quattro chiacchiere su come vedevamo noi certe cose. E dopo Dario mi propose La Chiesa, che girammo a Budapest, e fu un film, insomma, che diede molta soddisfazione a tutti, al mercato italiano, mercato internazionale. Dopodiché ci fu La Setta, e dopodiché ci fu Della Morte Nell'Amore. Michele io l'ho conosciuto tramite Dario Argento. A quel tempo mi chiamò un produttore italiano molto importante che si chiamava, adesso non c'è più, Mario Cecchigori, per scrivere un horror, perché volevano produrre un horror di cui volevano affidare la produzione esecutiva a Dario Argento. Io conobbi quindi Dario, e Dario decise che questo film doveva essere diretto da Michele Soavi, e quindi facemmo insieme questo film che in italiano si chiamava La Setta. Stava nascendo in Italia un fumetto estremamente nuovo, estremamente di presa sui giovani, che si chiama tuttora Dylan Dog. Diciamo, era nuovo perché coniugava insieme, oltre diciamo all'horror tradizionale, però aveva quegli elementi in più che sono l'umorismo nero, molto legato a quello inglese, al black humor. Allora Tiziano Sclavi non era ancora famoso, stavano iniziando, e quindi facilmente telefonai al 12, al centralino, e chiesi all'operatore di darmi il numero di Tiziano Sclavi di Milano. Dopo 2 minuti e mezzo il numero di Tiziano Sclavi mi arrivò e l'ho chiamato e gli dissi: senti, sono Michele Soavi, regista della Chiesa, ti volevo fare i complimenti su. Da questo, pensa, iniziò un rapporto con Sclavi molto diradato, nel senso che vivevamo in due città, però ci sentivamo ogni tanto, andavo a Milano, lo andavo a trovare per il piacere di chiacchierare con lui, ovviamente anche di cercare in qualche modo di esprimergli quanto avrei voluto lavorare a una sua cosa. E lui, credo addirittura al secondo incontro, mi disse, mi diede un manoscritto, un dattilo scritto, abbastanza grosso, largo così, un mattone, saranno state 400 cartelle. Disse: senti, io avrei scritto questa storia che però, sai, non lo so, però vedi se ti piace. Era Della Morte Dell'Amore. Lo lessi e, devo essere sincero, non l'ho nemmeno finito. Lo trovai estremamente infantile, forse di un umorismo che ancora non mi toccava, forse perché era anche molto diluito. E forse non ho capito in quel momento, però lo lasciai nel cassetto. Continuai, ho fatto poi il film La Setta, ho fatto altre cose. Un giorno una nostra amica, Tilde Corsi, mi incontrò ad una festa, adesso non mi ricordo più dove, e mi chiese se ero interessato a lavorare e a produrre una cosa insieme a lei. Questa cosa era un libro, questo libro era Della Morte Dell'Amore. E con Sclavi il rapporto continuava, per me era, io volevo fare Dylan Dog, insomma. Poi le cose sono andate, è uscito questo libro chiamato Della Morte Dell'Amore, che era un sintesi di questo che mi aveva dato Tiziano anni prima, e ebbe uno straordinario successo nelle librerie. Quindi stavano ancora alle primissime stesure della sceneggiatura, io iniziai a leggere il romanzo e lo trovai abbastanza lontano da quello che mi immaginavo essere il personaggio di Dylan Dog, che quindi era tutt'altra cosa, però proprio per questo ricco di spunti diversi, un personaggio molto meno positivo rispetto al Dylan Dog, un po' così, un po', se vogliamo, anche un po' stereotipato dei fumetti. Come anche molti sanno, ma non tutti, perché lo sanno solo i fan, che Dylan Dog a sua volta nasce da un altro personaggio che era l'origine di questa serie, che era Della Morte Dell'Amore, cioè era Francesco Della Morte, che fu, diciamo, il numero zero di Dylan Dog, perché poi fu rifiutato dall'editore in quanto troppo truce, troppo macabro, ecco. Forse l'idea di affidare un'intera serie
che avrebbe dovuto in qualche modo prendere il posto del mercato, ed era troppo rischioso di fare una serie su uno che faceva come lavoro il guardiano di cimiteri. Quindi questa prima ipotesi di questa serie fu scartata, e Della Morte, Francesco Della Morte, chiamato Orrore Nero, venne per il momento messo da parte, inaugurando invece Dylan Dog, indagatore dell'incubo, ex poliziotto detective di Scotland Yard, oggi messosi in proprio con un assistente completamente idiota, che è la caricatura di Groucho Marx, e che vive, diciamo, nell'Inghilterra bene, in un'atmosfera gotica, vive avventura per avventura i misteri a seconda della penna di Sclavi e dei suoi collaboratori, insomma. Però tutte storie molto ben orchestrate, sempre, diciamo, ispirate o a romanzi o a film, ed erano comunque uno strumento di qualche modo infilare la cultura dentro il fumetto, che invece era puro svago, pura evasione. E questo ebbe una grandissima presa sul pubblico, e rispondevano, diciamo, con grandissime tirature, 200.000 copie, 300.000 copie. Non c'era, io mi sono chiuso a casa per un mese e mezzo, senza praticamente quasi mai uscire, e in questo mese e mezzo ho fatto una lettura molto attenta del romanzo, leggendo ogni capitolo molto attentamente e quasi riscrivendolo in forma riassuntiva ed estrapolando tutte le battute che mi piacevano del romanzo, in maniera che alla fine ho buttato via il romanzo e avevo un piccolo quaderno in cui c'era come una specie di spremuta, come una specie di succo del romanzo. Poi l'ho messo da parte e ho letto tutti i fumetti usciti di Dylan Dog per entrare completamente nel mondo di Tiziano Sclavi. Finito questo lavoro preparatorio molto intenso, a quel punto ho cominciato a scrivere di getto la sceneggiatura, che ho finito praticamente in 15 giorni. Finita la sceneggiatura l'ho fatta leggere a Michele Soavi, a cui è piaciuta moltissimo e ha apportato alcune modifiche, alcuni cambiamenti. E questa è stata il lavoro di base. Pensa, Rupert Everett non aveva la più pallida idea che esistesse un fumetto di grande successo con la sua faccia. You were saying, Franco. E gli arrivò questo copione sul tavolo, e devo dire, lui fu il primo vero entusiasta che lesse questo copione. My name is Francesco Della Morte. Weird name, isn't it? Francis of Death. Saint Francis of Death. I'm the watchman of the Buffalora Cemetery. Fortunatamente, la prima cosa che noi facemmo fu quella di mandare la sceneggiatura tradotta in inglese a Rupert Everett, che era un po' un must per questo film, perché il volto di questo personaggio era stato disegnato a sua insaputa proprio sull'immagine di Rupert Everett, quindi per il mercato italiano avere Rupert Everett in questo film era fondamentale. Beh, vedi, l'infanzia di Francesco Della Morte, qui c'è credo ci sia una parentesi buia comunque in questo ragazzo, insomma. Ma io ti dico che secondo me lui ha applicato, insomma, quello che avrebbe fatto forse in qualsiasi altro lavoro avrebbe fatto. Penso che la sua infanzia comunque deve essere stato un ragazzo molto molto schivo, molto chiuso, e a cui un po' gli altri hanno fatto venire inculcato dei complessi di inferiorità. Poor Nagi. On his ID card it reads distinctive visible marks all. Nagi è, come dire, una specie di mascotte che tu ti porti sul comodino, che oggi magari i bambini hanno nella cartella appesi a un portachiavi come un piccolo Shrek. Insomma, è una creatura, non si sa nemmeno bene che cos'è. È una specie di cane che vive sotto il padrone, che il padrone
batte il piede per terra per chiamarlo, questo rapporto quasi di sadismo, di schiavitù, di amore e odio, però in fondo di amicizia, di affetto, perché in fondo gli vuole bene a quel cane. I started as a modeling and I stopped immediately this work because I hate to be a model because it's really boring and I can't stand still. Usually I'm really excited for life and for everything. So I decided to start to begin an actress. I arrived in Rome, it was 14 years ago. And I was really lucky because I was discovered by Federico Fellini. It was a commercial, the last thing he did, so I was very lucky to know this person, this special person. I became immediately very famous, very popular in magazines. So Michele Soavi called me because he looked at me in a magazine and he said, why not? The first thing Michele Soavi told me that the first character was Rupert Everett, and I was so surprised because it was the third experience for me, and to work with a famous actor as Rupert Everett was, it was really fantastic for me, so I was excited and I was afraid. Io, guarda, di Anna non posso che averne un bel ricordo, forse proprio perché iniziava la sua carriera, era di una disponibilità incredibile, quasi che insomma era più lei che curava noi che noi che curavamo lei, quando, come invece di solito si fa con un'attrice. Ha dato una grande prova di coraggio, di grandissima disponibilità e anche di grande professionalità. Michele Soavi gave me immediately the script. At first, I didn't understand anything because it was really strange. It was an horror movie, a sex movie, so it was really strange. But I said, yes, of course, it's impossible to understand this script because it derives from a comic. This is Laura. So I had the opportunity to play three characters in this movie. I was she, I was a widow, I was a zombie, a living dead. So three characters in a movie, it was a great opportunity, in Italy especially. E Anna ovviamente aveva e ha tuttora un fisico, insomma, molto che parla da solo, quindi era comunque nel film, sai, doveva rappresentare l'icona della donna, no? Che si sdoppiava, anzi si triplicava. Michele was a very young director. I know him because of Lomberto Bava. I played three movies with him. So he said, this is my son. You have to work with Michele. You have to trust on him because he's really great. And he was so excited for everything. Comunque ha, secondo me, una dote, ha qualcosa. Non è soltanto un corpo. Anna, se secondo me opportunamente guidata, riesce a dare quello che un regista chiede a un attore in generale. C'è stato uno studio molto, molto accurato per quanto proprio concerne scenografie, costumi, insomma erano quadri praticamente, perché volevo dare sicuramente al film una dimensione sia per gli antipodi originali del fumetto, ma sia proprio di il fumetto in se stesso poi lasciava terreno all'ispirazione oltre profondamente gotica, ma dal gotico poi ovviamente era facile scivolare nel fantastico. The cemetery's small, but it's got a marvelous ossuary. An ossuary. The ossuary, it was a real ossuary. So we found real bones. And one of the person who worked in the crew took these bones and he took these bones in his house. And something happened during the night. A ghost arrives, he told.
this thing to us. So I don't know, but a lot of things changed from that night. It's like in my dreams. This is my dream. You know, you've got a real nice ossuary. Thanks. Ed era una scena che a me faceva particolarmente piacere leggere nel film, perché questa ambientazione mi ricordava tantissimo un film di Fulci che io credo fosse Paura nella città dei morti viventi, che ebbi la fortuna di veder girare io. E dove vedi Antonello Gelling all'opera, e quindi vedi questi scheletri che penzolavano da tutte le parti, e questa scena mi è rimasta. E quindi vidi questa cosa e parlammo appunto a lungo con Antonello di questo mio ricordo. E lì si sorgeva un problema molto pratico, si parlava di centinaia e centinaia di scheletri, di teschi, quindi non si poteva risolvere, pensare veramente di fare questa quantità di materiale necessario a riempire un ambiente. Quindi io ebbi un'intuizione e proposi a Antonello di realizzare delle vere e proprie sculture che fossero già delle sezioni composte da scheletri, radici, teschi. E questi pannelli vennero fatti, ne feci diverse decine, però in breve tempo ricoprii completamente l'ambiente di decine e decine di... cioè, si aveva la sensazione di essere quasi all'interno di una struttura fatta solo di scheletri. We can't. I'm alive. And you're dead. I'm not prejudiced, my love. I remember the hours we spent when I became a zombie. We started the special effect about 2 in the afternoon, and we will finish at 6 in the morning. It was so long time. It was terrible. It was cold, and the big difficulty was to work in a real cemetery. It was terrible, cold and terrible and terrifying, like a horror, real horror. E abbiamo poi trovato, diciamo, le basi per costruire il set su un vero cimitero, che era un cimitero sconsacrato, dove però ancora c'erano delle cappelle, c'erano delle tombe distrutte. E all'inizio pensavo anche fosse abbastanza insolito e anche disagevole per una troupe portarla per 12 settimane dentro un cimitero, di cui 8 settimane tutte di notte, in un clima freddissimo, invernale. Insomma, è stato un grande impegno fisico, e soprattutto diciamo, il fatto di lavorare in un cimitero vero. La lavorazione del film è stata molto faticosa, perché è stato girato tutto di autunno-inverno, in piena campagna, in un paio di cimiteri sconsacrati, sotto la pioggia, nel fango. Il film doveva essere di 8 settimane, poi è diventato di 11. Ci furono molte complicazioni per l'illuminazione, perché Michele voleva le notti nere. We worked hard in this movie, about 15, 16 hours for a day. It was really difficult. Il film ha avuto una storia distributiva abbastanza particolare, perché è uscito in Italia con grande successo, perché il film uscì con non molte copie, come un film un pochino di nicchia, un pochino strano, però ebbe delle ottime critiche. Per un momento ci fu Rupert, che aveva appena avuto un grande successo in America, non mi ricordo con quale film, che venne da me, da Gianni Romoli e da Tilde Corsi a proporci l'idea di fare un remake di Della Morte, però fatto in America, facendo quella storia lì, ma con delle piccole differenze per adattare di più la storia al mercato americano. Poi il progetto, come tanti, insomma, è rimasto lì.
In America dissero che non si capiva se era un film comico, un film drammatico, ci accusarono di misoginismo. Il film proprio all'estero uscì dappertutto, ma dappertutto fu un flop totale. Però noi avevamo avuto successo in Italia, eravamo contenti, non è che ci dispiacque più di tanto. Se devo essere sincero, in questi anni in cui ho fatto una specie di clausura perché ho lavorato per la TV, per il semplice motivo che non che io snobbassi il cinema o che il cinema snobbava me, ma io sinceramente ho fatto una specie di ritiro perché mi sono proprio detto dopo un film, dopo I Pini della Morte, se fossi tornato al cinema avrei voluto una storia necessaria da raccontare, altrimenti avrei preferito raccontare mille storielle per la televisione. Io credo che Della morte e dell'amore sia un film di Michele Soavi, perché da un punto di vista europeo, il cinema europeo è costruito per essere del regista. Ma ogni tanto ho comunque il pensiero e ti dico anche che, proprio anche parlando di Tiziano, dopo che ha scritto moltissimi romanzi, e ce n'è uno dove addirittura c'è quasi un seguito di Della morte e dell'amore, ci sono dei frammenti dove... Quindi ci sarebbe il materiale per continuare e in fondo raccontare una metafora che è anche una metafora del mondo che ci circonda e che non si può dire che vada migliorando, ecco. Poi io ho passato i mesi col libro di Sclavi, ho passato il tempo a scrivere, a riscrivere, a ripensare questo film, che sento in parte anche autobiografico, in qualche modo. Però il prodotto finito, quello che io vedo, è di Michele Soavi.